Buonasera, dopo il nostro video di Natale c'era qualche richiesta di spiegare un po' meglio quello che abbiamo fatto, quello che è stato usato e come siamo riusciti a creare quello che abbiamo fatto. E io penso il cuore di tutto questo è questo fantastico strumento della KORG, che è la Chrome Music Workstation, in questo caso questo degli 88 tasti, che sono pesati come quelli di un pianoforte vero, più pesanti in basso, più leggeri in alto. E oltre ai suoni realmente stupendi che è in grado di riprodurre, è in grado di creare cosiddette combinazioni mettendo 16 suoni insieme, ma non solo uno sopra l'altro come i layer di una torta, ma anche le divisi per zone o divisi per velocity, che adesso dimostro. Questa è la combinazione che avevo programmato per la nostra canzone. Allora, avevo scritto e stampato le note, che qui c'è la partizione che suonava Rebecca, che aveva qui in basso il violoncello. Mattia poi che aveva la parte più difficile, che era questa, che tra l'altro noi usiamo il sistema internazionale per le note, non questo italiano do re mi fa sol, ma quello internazionale in America, in Inghilterra, in Francia, in Austria, in Germania, quello C, D, E, F, G e via vai. E qui per la sinistra avevo scritto gli accordi che doveva suonare con la sinistra e con la destra la melodia, che con la sinistra lui qui aveva il coro. Sulla destra aveva il pianoforte mescolato con una viola. Io in alto per me avevo la chitarra. E qui oltre alla chitarra ho messo anche i bell, se premo più forte. Tutto questo con un effetto, senza, con. Ecco, e grazie poi alla bravura dei ragazzi siamo riusciti a fare quello che avete sentito, che adesso vi rifarò sentire.